Lunedì 9 settembre, buongiorno, ben ritrovati, nuovo appuntamento, nuova puntata di TRM Live Special per approfondire come di consueto, come facciamo sempre ogni mattina, le principali notizie dei territori lucano e pugliese, cronaca, attualità, sport, cultura, tutto quello che ci capita a tiro, vero Giovanni? Buongiorno. Beh, Giovanni. Certo, buongiorno Francesco, buongiorno a tutte voi e a tutti voi. Ovviamente lo faremo anche con i giornali freschi di stampa, della carta stampata, che sono dinanzi a Giovanni Scandiffio. Ed iniziamo subito con una notizia che sta tenendo banco, lo sai Giovanni, l'aggressione ai sanitari dell'ospedale Riuniti di Foggia. Ne torniamo a parlare perché ne ha parlato la sorella della 23enne deceduta dopo l'intervento chirurgico. La donna, in un lungo post sui social, non nega l'aggressione e ricostruisce la vicenda. Sentiamo. Sono morta anch'io con lei, non accetterò mai tutto ciò e non lo perdonerò mai. È un passaggio del lungo post di accuse ai medici del Policlinico Riuniti di Foggia, pubblicato dalla sorella della giovane di 23 anni, morta lo scorso 4 settembre, mentre era sottoposta a un intervento chirurgico in seguito a un incidente stradale, verificatosi a giugno. Dopo la morte della giovane si è scatenato il caos in ospedale con i parenti della ragazza che avrebbero aggredito medici e infermieri del reparto di chirurgia toracica. La sorella della 23enne di Cerignola si sfoga sui social fornendo la sua versione della vicenda, non negando l'aggressione ma parlando di falsità che sono state dette e scritte e dicendosi convinta che sua sorella sia morta per responsabilità dei medici. La giovane era ricoverata dal 19 giugno scorso dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto mentre si trovava su un monopattino. Dal racconto della sorella emerge che la 23enne, subito dopo l'incidente, fu trasferita a Foggia in elisoccorso. Prima in rianimazione subì un intervento per 3 vertebre scomposte. La tracheotomia la aiutò a respirare con le macchine. 16 giorni rimase in rianimazione in coma. Poi il risveglio, il trasferimento in neurochirurgia e l'inizio della riabilitazione il 16 luglio. Secondo quanto riferisce la sorella, la giovane si era ormai ripresa ma doveva essere sottoposta a un secondo intervento alla trachea, conseguenza della tracheotomia. Ai familiari venne comunicato che l'intervento doveva essere eseguito a Roma perché, come si legge nel post, nell'ospedale di Foggia, come comunicato, non sono competenti nel settore. Il 4 settembre, sempre secondo la ricostruzione, la ragazza con un messaggio avvisò i familiari di dover essere sottoposta a una visita. Da quel momento la situazione precipitò fino al decesso. Sarà ora l'autopsia ad accertare le cause del decesso insieme con una indagine interna della Direzione Generale che dovrà verificare tutto il percorso assistenziale. La Procura di Foggia ha aperto 2 inchieste, una sul decesso della giovane e l'altra sull'aggressione ai sanitari. E allora andiamo subito a leggere dai giornali, Giovanni, se ci sono, diciamo, altre tipologie di commenti, altre tipologie di novità su quanto accaduto. Sì, ci sono anche delle novità che hanno a che fare con il DASPO sanitario, ne abbiamo per la verità già parlato, ma stanno maturando proprio il passaggio verso il DASPO sanitario, sta per arrivare e c'è stata una manifestazione dopo il caso Foggia con i camici bianchi appunto tutti impegnati che protestavano, la manifestazione alle 11.30 nei pressi dell'ingresso degli ospedali riuniti, prende piede la proposta normativa di Zullo, niente cure gratuite per gli aggressori, il 16 sciopero dei medici pugliesi. Insomma, sotto questo aspetto va detto che il DASPO sanitario è una di quelle proposte che sicuramente conoscerà un cammino, un iter, anche perché non è possibile pensare che si continui a subire da parte dei sanitari queste situazioni così difficili. Tra l'altro calcolate che molti stanno proprio anche mollando, insomma a Barletta per esempio allarme medici, i colleghi hanno paura, il presidente dell'ordine di Barletta Andrea Trani, scusatemi, in tanti segnalano aggressioni e quindi anche qui vediamo come il presidente Del Vecchio, nel ricordare che questa battaglia in merito alla sicurezza dei medici nei posti di lavoro è stato un punto fermo da anni e che il consiglio dell'OMCEO hanno portato avanti da tempo, e si dice scosso proprio il consiglio dell'ordine dei medici dai recenti episodi di cieca violenza avvenuti nei giorni scorsi ai danni di una dottoressa di Erchie nel Brindisino.
Ma non è solamente questo, c'è un problema poi oggettivo che riguarda la sanità e che torna praticamente all'attenzione di un confronto che sta maturando sui temi principali, e tra l'altro su questo voglio dire, poi ne vedremo anche gli articoli dopo della politica, però almeno questo lo diamo subito, tra i tre argomenti principali per quel che riguarda una, come dire, un'azione comune del famoso campo largo, più o meno largo che dir si voglia, sono stati citati proprio da Elie Schlein in chiusura della festa di Reggio Emilia, della festa dell'unità: stipendi medici, congedi, una contromanovra per saldare l'opposizione, e questo è il primo atto unitario verso il quale si dovrebbe muovere l'opposizione. E il PD promuoverà una mozione contro 5 Stelle, con 5 Stelle, AVS e centristi, da presentare a Palazzo Chigi. Proposte concrete, in particolare anche per la sicurezza dei medici. E nelle scorse ore in Piazza Castello a Biceglie, con il ministro Raffaele Fitto e l'europarlamentare Antonio De Caro, la serata finale del Digiton, l'Europa al centro del dibattito. Sentiamo. Pugliesi DOC, cioè sono simboli di questa regione, quasi come il pane di Altamura, l'olio, il primitivo di Manduria. Sono stati tra i protagonisti dell'ultima serata del Digiton 2024, la maratona digitale organizzata a Bisceglie dal 5 al 7 settembre. Raffaele Fitto, ministro degli affari europei, il sud, le politiche di coesione, il PNRR, e l'europarlamentare presidente della Commissione Ambiente Antonio De Caro. Presentati dalla giornalista Mirta Merlino, hanno affrontato diverse tematiche: le dimissioni di San Giuliano, il PNRR, ma soprattutto la prospettiva europea e il ruolo dell'Italia in Europa. Il ministro Fitto ha evidenziato gli obiettivi e i risultati raggiunti dall'Italia. Che l'Italia è il paese che appunto dà il contributo più rilevante dal punto di vista numerico, sia degli esborsi, circa il 50% dei pagamenti complessivi in Europa dei piani nazionali di ripresa e resilienza sono dell'Italia. E in secondo luogo, un aspetto molto importante, gli obiettivi raggiunti. Antonio De Caro ha commentato il possibile ruolo del ministro Fitto come commissario europeo. Io credo che Fitto in Parlamento europeo come commissario sia un fatto positivo per il nostro paese. Lo dico anche da rappresentante di una forza di opposizione a questo governo in questo paese. Perché, come ha ricordato lui, su molti temi, soprattutto sul PNRR, abbiamo avuto posizioni diverse, ci siamo confrontati, abbiamo anche litigato qualche volta, però poi per l'interesse del nostro paese abbiamo trovato sempre una soluzione. E ancora transizione ecologica e crisi energetiche tra i temi trattati. Siamo in un contesto molto difficile, siamo nel pieno di alcuni conflitti drammatici, l'Europa deve avere un ruolo rilevante in questo contesto. Gli scenari cambiano molto rapidamente. Nessuno poteva immaginare che in pochi mesi ci sarebbe stata una gravissima crisi energetica, per esempio. E quindi si ritorna a parlare su temi che ormai tengono banco invece da 3-4 anni, come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e continuerà a tenere banco, ma anche la crisi energetica, le varie transizioni che dobbiamo affrontare. Ma non solo, c'è anche il discorso che ha a che fare proprio con l'applicazione del PNRR qui, ma anche quello che bisogna fare, bisogna saper fare nell'Unione Europea. E Fitto, come sapete, l'onorevole Fitto è uno dei papabili, non è ancora stato deciso, ma è uno di quelli più accreditati, sono due i competitor, lui e un altro signore, mi pare sia francese o inglese, non ricordo bene, per essere presente come commissario europeo. Su questo discorso intanto appunto Fitto dice anche bisogna spendere i fondi, la vera sfida per l'Italia, l'ho detto a Bruxelles, è quello di utilizzare i fondi del PNRR, troppe risorse europee inutilizzate, la transizione ecologica, questo l'ha detto Orsini di Confindustria nella stessa sede, sempre a Bisceglie,
La transizione ecologica rischia di far perdere competitività in molti settori, 70.000 posti di lavoro sono in bilico solo nell'automotive, ma insomma il discorso è transizione digitale, Europa, PNRR, termini e temi strettamente connessi sui quali Raffaele Fitto si è soffermato nel confronto con Antonio De Caro sul palco di Largo Castello in occasione della serata conclusiva della nona edizione di Digiton a Biceglie, proprio quello che è venuto fuori, insomma, su questo argomento. Tra l'altro tenete presente che il ministro, pur dribblando per comprensibili motivi di opportunità alcuni dei quesiti formulati da Mirta Merlino, ha voluto essere presente malgrado l'imminenza degli appuntamenti che entro la fine di questa settimana dovrebbero portare alla sua nomina a commissario europeo. Ho voluto mantenere l'impegno assunto con Francesco Boccia diverse settimane fa, ha affermato, e in effetti devo dire che tutti hanno onorato con la loro presenza questa iniziativa che ormai ha già avuto moltissime edizioni, fatta proprio da, voluta da Francesco Boccia. Va detto poi che rispetto ad altri temi è venuto fuori anche un feeling De Caro Vendola per il centrosinistra del futuro, e di questo ne parleremo. E poi va detto, sempre rimanendo sul tema di Fitto e sulla sua papabilità, come stavamo dicendo prima, quindi per quella nomina, va detto che c'è una posizione particolare per quel che attiene in particolare il PD, dove su certe cose, in particolare mi pare sia proprio Repubblica a sostenerlo, ecco qui, dice per quel che riguarda appunto il discorso del pronti a governare, per quel che riguarda la nomina di Fitto, non c'è un consenso diretto a sostenerlo anche da parte della sinistra, dell'opposizione, del PD, però viene sollevato un argomento che mi sembra interessante, che è quello che hanno messo in campo molti, in particolare la Schlein, cioè vale a dire vediamo quali sono le competenze che dovrebbe avere Raffaele Fitto all'interno della Commissione europea con l'incarico appunto di commissario europeo. In base a quello ci organizzeremo per poterlo sostenere o no. Ritengo che la bilancia stia più pendendo verso un'eventuale non opposizione, chiamiamola così, sostegno tiepido nei riguardi di Raffaele Fitto anche da parte del PD. Poi vedremo come andrà. Certo. E siamo diciamo sul finire dell'estate, Giovanni, si cambia decisamente argomento, almeno per il momento cambiamo argomento. Sulla costa ionica lucana c'è stato un evento di fine stagione di un lido speciale, un lido inclusivo, il sogno del capitano, un evento organizzato dal consorzio La Città Essenziale. Andiamolo a vedere insieme. Una grande festa di fine estate che ha animato il lungomare di Metaponto in provincia di Matera. La culla della Magna Grecia ha ospitato il Festival delle Arti di Strada a cura dei Pachamama, organizzato dal consorzio La Città Essenziale, in occasione della chiusura della stagione estiva del Lido Inclusivo, il sogno del capitano. Così la città di Bernalda si riconferma come prima destinazione open della Basilicata, grazie anche al successo del primo Lido accessibile e sostenibile. Musicisti, cartomanti, clown, mangiafuoco e acrobati hanno intrattenuto il pubblico con 7 spettacoli in grado di creare il perfetto equilibrio tra le diverse arti di strada. L'evento è stato organizzato con l'intento di celebrare i valori che la città essenziale porta avanti da anni, con l'obiettivo di dare vita a una Basilicata migliore. Il Lido Il Sogno del Capitano è infatti solo una parte del grande progetto Open City, che rappresenta l'impegno costante verso un turismo inclusivo e accessibile. E quindi si parlava insomma di fine stagione, quindi presumibilmente cambierà il clima in queste ultime ore, nelle prossime ore. Già qualcosa è mutato oggi, per esempio, almeno sulla città dei Sassi c'è una grande umidità, c'è un cielo coperto, le temperature non sono
bassissime, sono ancora abbastanza elevate. E allora ne parliamo con Mario Latronico, il nostro meteorologo di fiducia, che intanto saluto e ringrazio. Ben trovato, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, che cosa sta succedendo sul nostro territorio pugliese e lucano? Oggi succede qualcosa di particolare? Beh sì, siamo alle prese da qualche ora con la coda di una perturbazione atlantica che ieri ha regalato tante piogge su alcune regioni dell'Italia centro-settentrionale. La perturbazione, con la sua parte terminale, è in azione proprio in questo momento sui settori tirrenici della Basilicata. Sta piovendo sul Potentino, una pioggia tra il debole e il moderato. Queste piogge arriveranno anche sul Materano e sulla Puglia nel corso della mattinata, però poi in serata il tempo è previsto in miglioramento. Ecco, vedete le piogge previste per questa mattina, soprattutto la Campania interessata da fenomeni importanti e il Potentino sud-occidentale. Però nel corso della mattinata piogge arriveranno anche sul Materano e sulla Puglia. Io credo che anche il Tarantino e il Salento potrebbero essere interessati nel corso della giornata da rovesci anche temporaleschi abbastanza importanti. Vi do questa possibilità perché ieri c'era in effetti un'allerta gialla della Protezione Civile per la Puglia. La perturbazione ha perso un po' di virulenza, di intensità nelle ultime ore, però credo che nel corso della mattinata delle piogge anche importanti potrebbero toccare delle zone della Puglia. Comunque non si tratterà di fenomeni duraturi perché, come ho detto, in serata il tempo è previsto in miglioramento con temperature che cominceranno a diminuire. Sono già diminuite questa mattina in modo importante sul Lago Negrese, ma questa diminuzione toccherà anche la Puglia e il Materano nel corso del pomeriggio sera, una diminuzione nell'ordine di anche 7-8 gradi rispetto a ieri, che è stata una giornata decisamente calda. Queste piogge riusciranno a liberarci da questa cappa di umidità che abbiamo, almeno nel Materano? Sicuramente sì, Francesco, perché entreranno venti provenienti dai quadranti settentrionali già questa sera. Domani sarà il maestrale a dettare legge, un maestrale moderato a tratti forte che espirerà dal Foggiano fino a tutta la costa salentina e anche sul Materano. Quindi domani le raffiche di maestrale, oltre a pulire il cielo, soprattutto su parte della Basilicata, porterà una sensibile diminuzione delle temperature sulla Puglia. Domani non escludo qualche rovescio, qualche temporale di passaggio proprio sulle zone costiere della Puglia. Quindi se domani sulla Basilicata le piogge potrebbero essere poche o del tutto assenti, invece sui settori proprio costieri della Puglia mi aspetterei domani qualche temporale con vento da maestrale. Mercoledì sarà la giornata, diciamo, migliore perché sarà il sole a prevalere, in attesa poi di un nuovo peggioramento che ci dovrebbe interessare tra giovedì sera e venerdì mattina. Ho preparato, ecco, questa cartina proprio per la giornata di venerdì. Si approfondisce una saccatura, cioè un'area depressionaria foriera di maltempo sull'Italia. Pian piano le piogge dal nord scenderanno verso sud e venerdì sarà una giornata piuttosto piovosa, soprattutto sui settori tirrenici, quindi Salernitano, Potentino occidentale, in parte anche Alto Vulture e Foggiano, ma queste piogge poi tra venerdì e sabato interesseranno anche il Materano e la Puglia. Venerdì e sabato saranno due giornate decisamente autunnali, con temperature in ulteriore diminuzione, sia nei valori minimi che massimi. Quindi sarà una settimana caratterizzata da un clima fresco e quindi diciamo che l'umidità e le temperature elevate che abbiamo avuto negli ultimi giorni resteranno un ricordo. L'estate è finita o comunque ci saranno altri weekend, altre giornate da poter dedicare al mare? È una domanda difficile la tua,
Posso dire che l'estate che abbiamo vissuto fino ad ora è sicuramente terminata. Quindi l'estate con le temperature elevate, con l'afa, quella sicuramente mi sento di dire che è terminata. Quindi adesso arriva una nuova fase atmosferica, tipica settembrina, caratterizzata da variabilità, quindi da nuvolamenti, da piogge, ma anche da belle giornate di sole, però quelle temperature elevate che abbiamo vissuto negli ultimi giorni, quelle sicuramente non le andremo più a ripercorrere. Anzi, come ho detto, il calo termico sarà abbastanza significativo, nei prossimi giorni, soprattutto domani e poi nelle giornate di venerdì e sabato. Quindi arriva una nuova fase atmosferica, non mancheranno le belle giornate, quindi la possibilità anche di spostarsi, di fare delle gite fuori porta, ma sarà sempre consigliabile portare dietro l'ombrello. È un indumento un pochino più pesante rispetto, insomma, agli ultimi giorni. Come giusto che sia, arriva una nuova fase che però non riuscirà purtroppo a rimpinguare le riserve idriche. Certo. Come, sì, lì bisogna attendere che arrivino perturbazioni un po' più consistenti e soprattutto che la pioggia non sia concentrata in poche ore, ma possa durare più di qualche giorno. Comunque, vediamo che cosa succederà nei prossimi giorni. Intanto, godiamoci questo calo termico e occhio oggi a qualche temporale improvviso, come ho detto, nel Tarantino, nel Salento, è una possibilità che do per queste aree. Vediamo quello che succede nei prossimi giorni. Poi, in questi casi, conviene sempre andare di nocasting, cioè proprio praticamente di visionare il tempo. Ora per ora, minuto per È minuto. fatto perché può cambiare da un minuto all'altro. Grazie Mario Assolutamente sì. Latronico. Grazie a voi e buon proseguimento di giornale. Grazie, grazie tante. Insomma, fa quasi piacere sentire un consiglio del tipo tenere l'ombrello a portata di mano, tenere un maglioncino a portata di mano, visto che noi stiamo qui stamattina ancora con l'aria condizionata e ogni tanto ci sventoliamo. Maglioncino a portata di mano proprio per quello che ci riguarda, una ma felpetta. che fa caldo ancora, dai. Ovviamente l'ombrello invece può servire, ma su questo argomento devo dire che c'è un'attenzione in particolare degli agricoltori. A Miglionico c'è stata l'assemblea regionale di Lega Coop Agroalimentare proprio sui cambiamenti climatici che veramente stanno dando l'affanno agli agricoltori lucani in questo caso, e si terrà, per la verità, è stata annunciata, si terrà oggi appunto nell'agriturismo di Miglionico il convegno e l'assemblea congressuale di Lega Coop. Dato il periodo di forte criticità del settore martoriato dalla siccità e dall'aumento sproporzionato dei costi di produzione, va detto, l'assemblea rappresenta un'occasione per fare il punto, insomma, anche perché c'è un calo forte di produzione di grano e anche di olio extravergine di oliva, insomma, dicono da Lega Coop Basilicata, che tra l'altro conta oltre 5.000 soci, circa 100 addetti e produce 25 milioni di fatturato. Il valore della rete, della cooperazione, della responsabilità condivisa è la cerniera che ci ha consentito di reggere e su cui si possono imbastire politiche future, ma potrebbe non bastare, dicono da Lega Coop, senza l'apporto illuminato delle istituzioni e un'ulteriore strutturazione in filiere economicamente socialmente sostenibili. Insomma, è su questo, vedremo cosa verrà fuori da questo incontro, le richieste, il documento, e soprattutto non è solamente una fotografia in bianco e nero, ma è anche un discorso complessivo che si inserisce nel percorso nazionale di Lega Coop Alimentare Generazione Futuro, filiere cooperative sostenibili. Insomma, l'argomento è sicuramente un argomento di grande attualità e conosce iniziative un po' dovunque, nonché anche le lamentazioni, giustamente, perché è una situazione difficilissima, non solo in Basilicata, in Puglia in particolare, dove effettivamente
soprattutto per quel che riguarda i costi di produzione, si hanno delle vere e proprie speculazioni davvero molto pericolose che stanno riducendo all'osso il guadagno degli agricoltori. Bene, allora andiamo in pubblicità e ci ritroviamo tra qualche minuto qui per parlare di turismo. E rieccoci qui in onda, parliamo di turismo e salutiamo subito Guido Galante, presidente dell'associazione B&B Matera. Ben trovato, buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, ci sono alcune novità, ci sono alcune cose da dire sul settore turistico a Matera, ma prima di tutto io chiedo a Guido Galante, insomma, quella sensazione di calo che si era avuta a luglio è stata progressivamente poi nei mesi di agosto e settembre riscattata, oppure comunque si registra un calo rispetto agli altri anni? Beh, ad agosto si registra sicuramente un calo rispetto agli altri anni, si è registrato. Speriamo che settembre sia in ripresa, perché di solito in settembre arrivano turisti dall'estero e possono un po' riprendere il trend che abbiamo lasciato lo scorso anno. Ecco, proprio a seguito di una nostra intervista nei giorni scorsi, più che altro nelle settimane scorse, esattamente a luglio, è poi seguita una manifestazione che si è tenuta davanti al piazzale del comune di Matera, dove voi facevate richiesta di un inserimento di una nuova figura, che è quella del Destination Manager. Proprio nei giorni scorsi, esattamente il 6 settembre, avete inviato all'attenzione del primo cittadino la bozza dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico del Destination Manager. Di che cosa si tratta? Che cosa avete inviato fondamentalmente? Abbiamo assolto tutte le promesse che ci eravamo rifatte nella manifestazione del 30 luglio, quindi abbiamo preso l'impegno tramite il dottor Nico Riviello di fare questa bozza per individuare un destination manager, e l'altro giorno l'abbiamo consegnata al sindaco, perché abbiamo un incontro il 12 pomeriggio, quindi speriamo di discutere questa promessa che ha fatto il sindaco in quella data possa andare avanti e possiamo finalmente avere questa figura di destination manager, che dovrebbe essere un po' tutto, diciamo, il collegamento, un collegamento tra l'istituzione, le associazioni, tra tutti coloro che si occupano di turismo, possa avere a 360 gradi una visione per un rilancio della nostra città da un punto di vista sia turistico che ed economico, naturalmente. Questa è una bozza di un avviso pubblico per cercare questa figura che voi richiedete, che è quella del Destination Manager. Ma adesso come si va avanti? Ci dovrà essere una concertazione tra tutte le associazioni di categoria del turismo e il Comune di Matera? È così che si andrà avanti? Ma speriamo che sia la volta buona per instaurare un dialogo definitivo, perché oltre alle promesse si possa passare ai fatti. Noi abbiamo dato sta bozza, che è stata redatta da un professionista, da chi fa proprio questo di mestiere, e speriamo che questa bozza venga presa dall'amministrazione e fatta propria, in modo da trovare questa figura, avere tutte le caratteristiche che noi come associazioni cerchiamo. Che cosa fa un destination manager, Galante? Beh, praticamente si vede a 360 gradi sul turismo, rilancia la città di Matera da un punto di vista di comunicazione, fa sì che tutte le potenzialità di questo luogo possano essere espletate, tutte le potenzialità possano essere svolte in modo da dare questo rilancio anche economico. Quindi instaura rapporti sia con l'amministrazione comunale, regionale, con l'APT, redige dei progetti affinché si possa rilanciare la destinazione Matera. Ci sono altre città che si sono dotate di questa figura? Beh, sicuramente le maggiori città turistiche italiane, partendo da Roma, Venezia, Firenze, hanno tutti un destination manager. Ormai il turismo è diventato una scienza, non si può più improvvisare, quindi se Matera vuole avere questa valenza turistica e tirare avanti come economia la città di Matera sul turismo, non può fare a meno di una figura del genere. E quindi, insomma, è importante poter individuare una figura del genere e poterla concertare con tutti. È una figura che affianca l'assessore al turismo in questo caso?
Beh, sicuramente dovrebbe affiancare, lui redige dei progetti, poi sicuramente chi farà l'altro passo è sia l'amministrazione con l'assessore e con il dirigente al turismo. Lui da solo sicuramente non potrà far nulla, deve avere sicuramente il supporto sia dell'assessore che del dirigente al turismo. E vogliamo ricordare che oggigiorno purtroppo, ancora oggi, non abbiamo un assessore al turismo, il sindaco si è tenuto a sé la delega al turismo. Diciamo che è una figura che affianca e che poi dovrà trovare anche un'unanimità di intenti, un'armonia con la politica della giunta in quel caso. Sicuramente, se non c'è questa armonia è inutile proprio nominarlo questo destination manager, devono andare di pari passo e in simbiosi sia con l'assessore che con il dirigente, come ho già detto. Nelle ultime giornate si è anche arrivata un'altra novità, che è quello del codice identificativo nazionale, il cosiddetto CIN, annunciato sia a livello nazionale che a livello locale. Di che cosa si tratta? Questo è un codice che dovranno avere le strutture, che dovranno esporre al di fuori delle proprie attività. Sì, proprio a settembre è uscita la legge, il 3 settembre, proprio per il CIN, che serve proprio allo scopo di censire e tracciare tutte le strutture e locazioni turistiche per periodi inferiori ai 30 giorni. Questo codice identificativo nazionale è un'innovazione introdotta nel settore sia alberghiero che extraalberghiero e viene assegnato dal Ministero del Turismo attraverso una procedura proprio automatizzata su richiesta del locatore o del proprietario della struttura turistico-ricettiva. Quindi il CIN si ottiene solo attraverso un sistema telematico messo a disposizione del Ministero del Turismo. Può essere richiesto attraverso il computer, in pochi clic, rientrando proprio con il proprio SPID personale. Che devo dire più riguardo al CIN? Noi proprio questa sera, assieme al CNA, la nostra associazione, l'associazione B&B Matera, ha organizzato un incontro presso la Caritas in via Cappuccini per spiegare come si ottiene e a cosa serve il CIN. Teniamo conto che il CIN entro il 2 novembre va richiesto da tutte le strutture ricettive, va esposto sia al di fuori della struttura e anche sui siti online dove ci sono le prenotazioni dirette. Dal 2 novembre in poi saranno passibili di sanzioni chi non espone, chi non ha richiesto il CIN. Ecco, che tipologie di sanzioni si possono ricevere? Stanno dai 500 ai 5.000 euro, sia per la struttura che eventualmente il portale, anche il portale tipo Booking, Airbnb e quant'altro, devono, per poter avere, diciamo, la struttura online, deve aver evidenziato il CIN, se no non possono stare online. Ecco, voi accogliete positivamente l'arrivo di questo codice? Oppure sarà un problema? Come detto, per censire tutte le strutture extraalberghiere, perché si andava un po' sul chi va là, perché bene o male sulle strutture extraalberghiere, quali B&B, casa vacanze e lo stesso alberghi, sono sempre censiti, si andava un po' borderline per quanto riguarda le locazioni turistiche e gli affitti brevi. Quindi con questo codice siamo tutti censiti e evidenziati. Quindi un modo, insomma, per far sì che tutti siano in regola e che tutti rispettino le regole? Sicuramente, nessuno, cioè siamo tutti così censiti e tracciati, nessuno può così sfuggire. È anche una sicurezza anche per il turista stesso che va in strutture, diciamo, oltre censite, anche adatte a svolgere il ruolo per cui sono proposte. Perché con il CIN, soprattutto le strutture, avevo detto, le locazioni turistiche, sono obbligate a svolgere determinati obblighi. Parametri, obblighi. Perché con le strutture, le altre strutture passano attraverso il SUAP comunale, mentre gli affitti brevi, non passando per il SUAP comunale, sono obbligati a tenere sia il rilevatore di fumo che gli estintori. Insomma, tutta una serie di adempimenti che in qualche modo saranno costretti tutti a adempiere. Ricordiamo ancora l'appuntamento di questa sera, che a questo punto mi sembra importante per le strutture. Galante?
Sì, ho detto stasera alle ore 19 presso la Caritas in via Cappuccini abbiamo questo incontro organizzato dal CNA dove ci saranno gli esperti e ci sarà, abbiamo invitato anche il rappresentante dell'APT Matteo Biceglia, il dottor Biceglia, che spiegherà un po' tutto, come si può richiedere il CIN, cosa serve, quali saranno le sanzioni. Quindi un incontro per tutti, aperto a tutti, naturalmente gratuito. Bene, allora grazie a Guido Galante per averci dato questa informazione e per averci detto anche che questa sera c'è questo appuntamento in cui, tutti potranno partecipare per poter essere edotti rispetto a questo. Grazie ancora, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata. E allora Giovanni, finestra insomma doverosa, importante sul turismo, cosa ci proponi? Sì, no, intanto io volevo un attimo fare una considerazione su questo argomento che è molto importante. Quale? Il discorso del turismo e del manager praticamente, purché sia la ricerca di un esperto del settore. Nel senso che se deve servire solamente per come dire, risolvere un problema occupazionale, no, non va proprio bene, perché è un argomento estremamente delicato quello del turismo, soprattutto. No, io poi immagino magari la diversità di vedute che potrà avere l'assessore che rispetta una sua linea politica, linea ideologica, con il destination manager che dirà no, guarda, io sono un esperto, si fa così e così si deve fare e basta. Non è proprio così, perché io ho la soluzione a questo problema. Ce l'hai? Perché sì, dammela. L'esperto è chiaro che deve lavorare, ma ci deve essere una commissione comunale dove dentro ci devono essere l'assessore, il funzionario, le tante persone, tipo per esempio un architetto urbanista che non può non esserci. No? Specialmente ce ne sono alcuni, come sappiamo, che hanno grandissime capacità e hanno anche senso critico e capacità di lettura sul territorio. Ne leggiamo ogni tanto dei begli esempi. Allora, una commissione che deve come dire, coadiuvare anche e sostenere l'opera del manager in questo campo. Quindi una commissione per avere delle decisioni collegiali, concertate. No, la decisione resterà del manager, però il manager deve sapere anche che cosa ne pensa l'architetto urbanista, l'assessore e tutto il resto. Quasi una conferenza di servizi. Sarebbe importante, perché in questa maniera non solo hai chi ha la strategia e c'ha il mestiere per poter fare questo, no? Quindi il turismo a Matera lo dobbiamo fare introducendo, sto dicendo una bestialità, giusto per fare un esempio, introducendo il percorso di discesa e risalita con gli asini e i muli come a Santorini, no? Dal porto. Ovviamente può essere una scelta importante, però rispetto a una cosa del genere bisogna sentire, appunto, immaginate chi si occupa di urbanistica e di architettura nei Sassi, chi si occupa di altre situazioni di igiene. Allora tutto questo va, secondo me, messo insieme per poter arrivare a soluzioni condivise possibilmente. Poi, se ci dovesse essere il momento della frattura, si vedrà chi è che ha ragione e come bisogna andare avanti. Mi sembra importante arrivare ad avere questo momento collegiale sulla città, evitando di perdere tempo, anche perché vediamo anche c'è un articolo che riprende un discorso del genere su Matera post 2019, sì. Fondamentale, Vincenzo Viti che scrive, conosciamo tutti l'onorevole Viti, conosciamo le sue capacità di analisi, lavoriamo a ciò che può accadere, quindi tutti si pongono questo problema, anche coloro che scrivono e sono sempre presenti, proprio per avere uno sbocco, ma uno sbocco durevole, uno sbocco autorevole, uno sbocco che non debba essere come dire, caratterizzato dall'episodicità del momento oppure dalle necessità del momento, è quello che più mi preoccupa in questo caso. Va bene, a me preoccupa insomma questa, diciamo così, questa difficile, secondo me, poi coesistenza tra un destination manager e un assessore. Non che non sia d'accordo sul destination manager, chiaramente, ma credo non è che voglio dire una coesistenza non pacifica, ovviamente, dialettica. È proprio la dialettica che certe volte mi spaventa. Comunque, in ogni caso, andiamo avanti, voltiamo pagina, andiamo a vedere
Che cosa è successo invece al Forum Ambrosetti, al Circolo Unione di Bari? Abbiamo un contributo su questo. La Puglia è la terza regione del Mezzogiorno per esportazioni, con una quota dell'1,6% sul totale delle vendite oltre confine in Italia. Nel 2023 il valore dell'export regionale ha toccato quota 10 miliardi di euro, registrando un aumento dell'1,2% rispetto all'anno precedente. Quanto alla Basilicata, le esportazioni hanno raggiunto 3 miliardi di euro. Sono alcuni dei dati emersi nel corso della seconda giornata del Lab Pugliese del Forum Ambrosetti, ospitato dal Circolo Unione di Bari e organizzato da Banca Popolare di Puglia e Basilicata e da Exprivia, un appuntamento diventato sempre più centrale. È importante perché si condividono le informazioni. Condividendosi le informazioni hai dialoghi più facili, come avere le stesse letture, aver letto gli stessi libri, e quindi consente un dialogo fra impresa, banca e territorio molto più facile. Bisogna far sì che gli imprenditori facciano un po' più di sinergia fra di loro e che si crei un'infrastruttura pubblica robusta. Robusta vuol dire che rende facile fare impresa. Allora io credo che se noi facciamo ancora questo passo non ci saranno problemi in futuro. Noi abbiamo un problema in Europa di bassa crescita. È dovuto al fatto che abbiamo fatto per molto tempo poca programmazione. Col PNRR si è tornati a fare programmazione e bisogna poi investire su alcune aree, cioè l'Europa deve iniziare a capire cosa gli serve per essere competitiva. Nel corso della giornata si è discusso il tema della strategia verso sud tra attrattività territoriale e internazionalizzazione delle imprese. Fra le città pugliesi, Bari è risultata la maggiore provincia per quota di export. Il 2023 si è chiuso molto bene per il Mezzogiorno e in particolare anche per la Puglia, un export di circa 70 miliardi di euro, una crescita del 3% più del dato nazionale, questo vale anche per la Puglia. I primi tre mesi dell'anno hanno mostrato una buona tenuta dell'export di tutta l'area del Mezzogiorno. La Puglia inizia a dare i primi segnali di fatica, di rallentamento, ma questo lo vediamo proprio anche su tutto il territorio nazionale, quindi non è sicuramente da imputare solo alla regione stessa. Ci aspettiamo anche un proseguo un pochino più fiacco nel secondo trimestre per poi riprendere maggior vigore verso la fine dell'anno. Insomma, il sud si muove sempre meglio per diventare un motore economico del paese. Il sud della Puglia in particolare deve credere in se stessa, nelle sue persone, nelle sue aziende, nella sua capacità di attrarre ulteriori capitali e continuare in questo percorso di crescita che comunque è stato avviato negli ultimi anni. La Puglia sta andando molto bene, sta recuperando una serie di posizioni, però c'è ancora tanto da fare. E su una prospettiva anche mediterranea che insomma, rappresenta concretamente, soprattutto per i territori del sud, una opportunità. Però dobbiamo competere, dobbiamo competere con gli altri territori, dobbiamo avere il coraggio di metterci insieme. Possiamo fare tanto integrando le competenze che esistono qua sul nostro territorio con anche le altre aziende italiane, internazionali, però con un maggior protagonismo dei nostri territori e delle nostre persone. È emerso un quadro confortante, seppure necessiti di strategie di attrattività del territorio e di una maggiore internazionalizzazione delle imprese. In particolare abbiamo affrontato diversi temi e anche quelli legati alla sostenibilità, che viene vissuta, considerata una sfida per le imprese e un elemento che può andare proprio nella direzione di un miglioramento dell'attività d'impresa, in quanto deve essere vissuta non più come un costo, come un onere, ma come un'opportunità di crescita e di cambiamento. Per due giorni il Lab Pugliese del Forum Ambrosetti ha dunque messo in primo piano lo stato di salute delle imprese meridionali, confermandosi appuntamento centrale nel panorama economico. Beh, senza dubbio la formula di Cernobbio Hub Pugliese è una formula che funziona, perché di fatto i grandi temi su scala nazionale e internazionale vengono portati sul territorio, quindi bilancio senza dubbio positivo, impresa, banca e di fatto poi il supporto delle ricerche di The European House Ambrosetti,
progetti di SACE hanno permesso, hanno consentito di sviluppare un dialogo a più voci, quindi bilancio senza dubbio positivo perché è stato molto molto concreto poi sia su quelle che sono le problematiche della Puglia e del Sud, sia su quelle che sono le opportunità. Argomento economico al centro delle preoccupazioni del forum Ambrosetti, certo. Anche al centro delle preoccupazioni spesso e volentieri giornalistiche, perché è sempre una matassa difficile da sbrogliare. Sicuramente, ma anche perché il documento di economia e finanza non è proprio uno strumentino, è una cosa che purtroppo va ponderata, curata con grande attenzione, ma con questo non è che voglio dire che non lo stia facendo. Ci sono ancora altri 10 giorni, leggiamo dal Corriere della Sera, per il piano di Giorgetti, da Bruxelles flessibilità anche per Germania, Francia e Belgio, quindi non siamo solamente noi che abbiamo chiesto una dilazione, ma anche Germania, Francia e Belgio. E poi va detto che per quel che riguarda ci sono tante misure che vanno verificate tutte quante, anche se abbiamo una situazione che abbiamo già appreso nella settimana scorsa, abbiamo una situazione che praticamente vede, per quanto rallentata, vede in qualunque caso una crescita di quello che è il percorso dell'economia, e quindi anche su questo bisogna essere attenti per quello che riguarda appunto tutto ciò. Va detto poi che le manovre precedenti hanno portato anche in miliardi di euro introiti differenti, da un top con Conte 1, 47 miliardi appunto di bilancio, 40 con il Conte 2, poi fino ad arrivare a questo punto a 35 con il Meloni del primo anno, e poi 25 miliardi la manovra del secondo anno. Cosa potrebbe succedere? Intanto se ne parla perché ci sono gli sgravi IRPEF, la conferma va, ovviamente viene confermato il discorso dei redditi più bassi, c'è per quel che riguarda la previdenza una rivalutazione solo parziale per gli importi più alti, mentre rimarrà l'assegno unico per quel che riguarda la famiglia, a differenza di quello che era venuto fuori, rimarrà l'assegno unico però con dei ritocchi probabilmente, mentre per la pensione si potrebbe, uso il condizionale perché la cosa non è chiusa, a 70 anni per gli statali, dice il ministro Zangrillo, si potrà restare al lavoro su base volontaria, e c'è una previsione di assunzione di 300, dice il Corriere, 350.000 giovani, insomma. Questo quadro è quello che viene fuori per quel che riguarda gli economics prossimi, mentre appunto vi dicevo prima della Schlein, che è pronta ad aprire il cantiere per la sfida a Meloni, praticamente ha messo la prima pietra dell'edificio contro Meloni, questa volta l'ha messa a Reggio Emilia alla festa del Partito Democratico, e la segreteria lancia 5 priorità per costruire un'alleanza coerente e mandare a casa il governo, e invita le migliori energie del paese per una piattaforma con al centro questione sociale e valore. Abbiamo visto prima anche l'argomento dei medici, in particolare tenuto proprio in grande considerazione da Elly Schlein, stipendi medici e congedi. Il centro-sinistra sembra unito sui salari e sulla salute, e questo mi sembra che in prossimità appunto del documento di economia e finanza sia un discorso anche come dire da tenere presente. Però ci sono degli ostacoli. Gli ostacoli sono, da un lato, Kiev, dall'altro il nucleare. Sono ostacoli per chiudere l'alleanza, mentre la Schlein tesse la tela su temi concreti. Conte, Renzi, c'è lo scontro totale, come sapete. Conte ha fatto dichiarazioni molto dirette. Intanto ha detto che noi non abbiamo nessuno sopra, cioè chi si pone in posizione superiore, io non ci sto e me ne vado. Si riferiva al caso
Grillo, insomma, no? Certo. Ma ha detto anche Renzi, mai sia, insomma. Nella volontà di rientrare nel centro-sinistra e corteggiare Lichlein. Sì, c'è questo, ovviamente, anche quello che ha già fatto da una settimana, 10 giorni, Matteo Renzi, anche con grande fair play, attenzione, perché ha spostato l'attenzione sul discorso di Lichlein. Ha detto, vi conosco, voi avete le correnti nel PD, figuratevi se non vi conosco io che sono stato segretario, però io mi fido della Schlein e con Schlein tratto. Ora, su questo ovviamente c'è Conte che dice con Renzi, mai sia, è un affarista, e insomma si scambiano questi, diciamo, queste cortesie che non sono assolutamente gradevoli. Sembra che abbia detto a un certo punto stai sereno. Sembra che abbia detto Renzi. Può essere pure. ma, l'ultima volta che l'ha detto, insomma, ha creato un po' di problemi. Ma è chiaro che su questo. E poi c'è il problema di Calenda, dove addirittura è ancora più difficile la situazione, perché c'è il percorso che porta Calenda più verso il sostegno su alcune posizioni e lo allontana un po' dal centro-sinistra, ma anche questo tutto da verificare. Le alleanze, le alleanze tra partiti si fanno sulla base di, sostanzialmente si chiamano compromessi, non sempre sono storici, qualche volta sono compromessi e basta, ma sono importanti perché ci si allea da 1 a 3, 4 e 5 resta fuori, insomma, no? E questo vedremo poi come si svilupperà. Intanto c'è un bel feeling, De Caro Vendola, per il centrosinistra del futuro. L'ex governatore dice che bisogna guardare a chi soffre, l'ex sindaco, noi contro i populismi. E poi lo approfondiamo dopo la pubblicità e dopo il cambio argomento che avremo tra un po'. Intanto, prima di chiudere questa seconda mezz'ora di Live Special, c'è una notizia di cronaca, la prima notizia della giornata, purtroppo. Arriva dal Foggiano e non è sicuramente positiva. Spesso quando arrivano dalla cronaca foggiana, uno sportello bancomat della Banca Popolare Pugliese a San Marco in Lamis nel Foggiano è stato fatto esplodere la scorsa notte nel tentativo di rubare il denaro contenuto al suo interno. Non è chiaro se i malviventi fuggiti dopo il colpo siano riusciti a portar via il bottino. I residenti sono stati svegliati dal boato che è stato sentito in gran parte del piccolo comune sul Gargano. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata usata la tecnica della marmotta, ovvero una carica esplosiva piazzata nella fessura da cui vengono erogati i soldi. Indagano i carabinieri che stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza. E per il momento ci fermiamo e poi ritorniamo tra qualche minuto. E siamo in Basilicata, questa volta inaugurata Piazzetta San Giacomo a Brindisi di Montagna, esposte anche tre stelle risalenti al secondo secolo d.C. Uno dei quartieri più antichi di Brindisi Montagna può da oggi mostrare con orgoglio il frutto di un lavoro di riqualificazione voluto dall'amministrazione comunale e che ha portato alla realizzazione di diverse aree verdi e soprattutto della Piazzetta San Giacomo nell'omonimo rione. Inaugurazione in grande stile con banda e benedizione alla presenza del sindaco e dei residenti. Proprio loro hanno partecipato con orgoglio al frutto di questi lavori, che saranno anche spunto per una reciproca collaborazione e partecipazione attiva nella cura dell'area. I lavori sono durati circa 7 mesi per un costo di 137.000 euro con risorse rinvenienti dei fondi Povaldagri. È stata rifatta la pavimentazione con pietra bianca, cotto sulle gradinate e pietra locale sulle aiuole, piantati alberi di acero rosso e siepi con bacche colorate, fari per l'illuminazione e soprattutto è stata realizzata un'edicola con l'effigie di San Giacomo proprio in quel luogo dove nel secondo secolo d.C. sorgeva una chiesa in onore del santo. Dei ruderi dell'edificio sono stati trovati prima ed esposti oggi degli steli romani con iscrizioni epigrafiche latine, ulteriore conferma della storicità del borgo di Brindisi Montagna. Una riqualificazione urbana che viene proprio dal senso di comunità, dal senso di riqualificazione, con un'attenzione alla storia, all'identità di un posto, e qui è proprio quello che volevamo rappresentare con questo lavoro, questo legame con San Giacomo. Qui in questo luogo secoli e secoli fa c'era una chiesa, non abbiamo avuto traccia, ma questo ritorno a fare i lavori qui, a questa
immagine di San Giacomo che veglierà su tutta Brindisi Montagna, qui in alto, vuole significare proprio questo, un legame con la storia, un legame con l'identità, e spero che questa sia apprezzata da tutti i brindisini per sentirsi legato non solo al santo, ma soprattutto a quella che è la propria storia, la propria identità, la propria cultura, e di avere questi insegnamenti che ci provengono dal passato, che vengono soprattutto trasferiti ai nostri figli. L'inaugurazione di questa piazza è un'altra tappa di un percorso di promozione territoriale che continuerà anche nel mese di settembre, ma che ha visto nell'estate brindisina uno degli elementi, dei maggiori attrattori dell'offerta turistica, enogastronomica e culturale dell'intera Basilicata. Ecco, un bilancio da parte sua. Un bilancio veramente eccezionale. Quest'anno tanti visitatori qui a Brindisi Montagna, il castello è stato veramente visitato da migliaia di visitatori tutti i giorni, soprattutto il sabato e la domenica, poi il Parco della Gran Cia con tanti visitatori. Ora l'offerta turistica si arricchisce anche di quest'altro luogo, perché qui raccontiamo la storia soprattutto, e non solo con l'immagine di San Giacomo, ma anche col ritrovamento e il riposizionamento di due stele romane che fanno riferimento e fanno al secondo secolo dopo Cristo. Quindi veramente qui si è fatta la storia, stiamo parlando di un luogo dove era abitato già nel secondo secolo dopo Cristo, addirittura prima delle origini del nostro castello. Quindi veramente sono orgoglioso, già alcuni visitatori anche nei giorni scorsi è venuto qui, e con tanto entusiasmo e con tanto, veramente tanto amore e tanta curiosità ha visitato questi luoghi, e soprattutto lo visiterà nel prossimo futuro. Il Parco della Gran Cia ancora per settembre sarà aperto e visitabile. Molti, come diceva lei, sono stati i turisti che sono arrivati per un'offerta culturale di Brindisi Montagna che continua. Questo è un progetto di stagionalizzazione dell'amministrazione. Sì, il Parco della Gran Cia fino al 21 settembre sarà aperto, ma noi nel frattempo già siamo proiettati verso un altro meraviglioso evento che nasce proprio per far capire non solo alla comunità di Brindisi, ma anche alla comunità regionale, che anche nella Basilicata si può destagionalizzare. E noi 26 anni fa abbiamo iniziato questa avventura con le giornate medievali, siamo qui a festeggiarlo ancora una volta il 25, 26 ottobre e 27 ottobre 2024 con la 26esima edizione, dimostrando che Brindisi è attrattiva non solo d'estate ma anche durante tutto l'anno. Insomma, una bella inaugurazione a Brindisi di Montagna, e adesso siamo nel momento nazionale e internazionale, di solito. Sì, no? Però prima mi volevo mantenere un attimo qui, perché mi piaceva quest'idea dei ritrovamenti, e pensavo proprio, ne stavamo parlando prima, alla nostra balena Giuliana, che praticamente attesta la presenza del mare, un arcipelago di isole, come è venuto fuori da un ultimo recente studio dell'Università del Sannio presentato a un convegno di geologia a Bari. E devo dire che è estremamente interessante. La riporta al giornale? No, non la riporta, ma mi piace a me e la voglio raccontare. E allora volevo parlarne, perché questo discorso dei reperti e della buona gestione dei reperti è sempre importante. Ecco, potrebbe essere uno di quei percorsi per i quali, no, utilizzare in maniera propria e appropriata i nostri reperti dell'antichità può essere sempre molto molto utile, insomma. E quindi anche in questo caso il discorso, compatibilmente con le aspirazioni e le obiezioni dei cittadini a Matera rispetto alla allocazione della balena Giuliana dalle parti di Lanera, ma questo è di un rione molto importante, tra l'altro sotto il profilo urbanistico. Ma a questo punto va anche detto che è venuto fuori rimanendo in tema di ambiente, non di storia, ma di ambiente contemporaneo, è quello che sta venendo fuori sul controllo dell'aria. È una novità che sta emergendo sul lavoro nella Casa delle Tecnologie Emergenti, sarebbe appunto la vecchia sede universitaria, nonché sede dell'ospedale civile. Sotto questo aspetto, aria controllata col gemello
digitale, 14 sensori tra sassi e centro ne verificano la qualità, quindi c'è anche un controllo diretto sulla qualità dell'aria e mi sembra veramente molto importante. Mentre ricordiamo anche che parte il congresso eucaristico in Ecuador, cioè perché lo citi, ma perché sarà presente, anzi è già lì presente nella delegazione italiana, o meglio è lui il capo della delegazione italiana, Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera, Ersina e di Tricarico. Ma pensando anche ad altro, andiamo a vedere anche il discorso che ha a che fare con il problema degli anziani e delle persone fragili. È necessario parlare e varare un piano, lo dice Summa, la CGL, varare un piano della non autosufficienza, e la Regione chiede alla CGL, alla Regione di finanziare la legge sulla solidarietà tra generazioni, mentre va detto che per quel che riguarda invece il discorso della famosa Ferrandina Matera, che ormai dovremmo esserci quasi, c'è un intervento importante di Nicola Pavese, che è un professore di arte, ma è anche un pittore molto affermato, ma è un forte sostenitore di una causa di tipo civile, qual è la Ferrovia dello Stato a Matera. Lui dice anche dalla Ferrandina a Matera bisogna però fare in modo che questa diventi un'opportunità di crescita. Un'opportunità di crescita non può non vedere la prosecuzione fino a Gioia del Colle, sia per il turismo e sia per le merci, andandosi a collegare verso il corridoio adriatico, e mi sembra opportuno citarlo. Va detto poi che per quel che riguarda invece altre situazioni, brutta situazione intanto per quel che riguarda Villa d'Agri. A Villa d'Agri c'era una libreria, un bookshop, penso. La Saracinesca si abbassa dopo 10 anni, l'annuncio arriva dalla stessa titolare della libreria, ha rappresentato un bel punto di riferimento sociale e culturale per il paese, insomma calcolate come anche questo finisce per come dire, diminuire, affievolire il portato culturale della nostra della regione Basilicata. Mentre in Puglia ci sono anche altre situazioni interessanti, intanto vi dicevo prima della nuova stagione per il centro-sinistra del futuro, De Carovendola insieme alla festa dell'unità, nel dibattito tra i leader regionali della coalizione scintille sul Jobs Act, attaccato da PD e Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, ma difeso dalla renziana Bellanova. Poi ancora vediamo su questo discorso, per quel che riguarda l'effetto domino, c'è un effetto domino che sta maturando, e vale a dire dentro Fratelli d'Italia potrebbe essere proprio così, cioè se dovesse appunto esserci la nomina all'Unione Europea del commissario dell'Unione Europea di Raffaele Fitto, cosa che matura sempre di più nonostante tante perplessità italiane, dovremmo avere Gabellone, Antonio Gabellone dovrebbe andare alla Camera e poi Basile dovrebbe subentrare alla Regione, insomma questi sono i vari momenti di passaggio. Va detto poi che c'è un discorso che riguarda la generazione 2, niente vacanze, 1000 progetti, ci racconta ancora la Gazzetta, in un Lido salentino l'estate di lavoro dei giovani sognatori, eccolo qui, noi generazione Z, mi è scappato 2 per un mio errore ottico, il racconto dei ragazzi dai Lidi salentini tra sogni e sacrifici. E poi ancora vediamo appunto questo reportage estremamente interessante proprio su queste aspettative che abbiamo. C'è anche, non va trascurato, il Festival dei giornalisti, chiusa la 16ª edizione con un bilancio positivo,
l'evento è avvenuto a Otranto e quindi ci sono i premiati indicati tutti quanti. E poi ancora va detto che l'ascolto senza paura sconfigge quel buco nero che ingoia i ragazzi, quindi prevenzione al suicidio. Siamo a Bari, martedì una tavola rotonda a Valenzano e l'inaugurazione di una panchina azzurra e viola sulla muraglia di Bari Vecchie. Poi ancora un incendio in un appartamento a Bari e devo dire che questo appare come una cosa nuova, insomma, catena di solidarietà, la salutiamo tutti quanti, i residenti aiutano i vigili del fuoco, non vedo perché no, insomma, mi sembra anche giusto che i residenti danno una mano quando è il momento, no? Mentre vediamo poi anche in Capitanata le istituzioni più unite contro le aggressioni ai medici, prima vi parlavo della BAT, ma non solo. E poi ancora va detto, falsa partenza per le scuole in Salento, aule forno e niente bus, al Cantobelli di Lecce protesta per l'assenza degli aereatori, mentre vediamo anche una strezza del governo sulla cannabis light e in piazza la protesta degli agricoltori a Brindisi. Grazie Giovanni, allora adesso apriamo uno spazio dedicato alla folklore, alla religione. Ieri abbiamo seguito con una lunga diretta dalle 14.45 circa fino alle 21 la Madonna dei Martiri di Molfetta e quindi adesso guardiamo un piccolo contributo con delle testimonianze. Dopo i lunghi momenti di avvicinamento e l'attesa solenne con la novena a Molfetta, ieri sono entrati nel vivo questi festeggiamenti che dalla Basilica sono partiti con la processione per restituire al mare la statua della Madonna dei Martiri di Molfetta, quello stesso mare che ne aveva decretato il patronato sulla città. Un momento solenne e fortemente sentito da tutta la collettività che ha accompagnato il simulacro fino al suo imbarco sul peschereccio sorteggiato, come si fa di solito. La statua della Madonna è poi sbarcata in serata per raggiungere ancora una volta in processione la cattedrale. Ascoltiamo il racconto sull'importanza di queste celebrazioni da parte dei frati minori del convento della Madonna dei Martiri di Molfetta. Sentiamo. Una festa questa che non si sviluppa solo oggi, una festa che come dire, viene da lontano ma che in questi giorni a cavallo tra agosto e settembre anima la città di Molfetta e non solo. Siamo però nel vivo di questa festa. Sì, nel vivo perché c'è stato un tempo, possiamo definirlo, di attesa come quello della novena che ci ha permesso di rendere partecipi tutti i fedeli che hanno preso parte ai vari momenti con le giornate tematiche e non solo, anche attraverso alcuni momenti che ci hanno visto al di là di queste mura come la peregrinazione dell'icona presso la Capitaneria di Porto, la Polizia Locale, il Trofeo Regina dei Martiri, il Corteo Storico, ecco tanti eventi che hanno permesso a molti, a piccoli e grandi, di prepararsi bene e con gioia a questa giornata. Una giornata che ci vede davvero impegnati in prima linea come frati nell'animazione dei vari momenti celebrativi e poi il momento centrale, quello dell'uscita della Madonna, tanto atteso dai molfettesi e non solo, anche coloro che sono lontani. Qual è l'importanza proprio di questo momento, quello in cui le porte si aprono e la Madonna, se vogliamo, avvicina i suoi fedeli? Sì. È un momento di consegna, mi piace sottolineare questo aspetto perché è come se la Madonna fosse consegnata non soltanto ai marinai ma a tutti i fedeli, a tutta la gente che sarà sulla piazza, che si trova sulla piazza, a tutti quei fedeli che incontrerà lungo il tragitto. È bello vedere le lacrime di tanti, i sorrisi, gli abbracci, tutto fa parte di questo tempo bello. Grazie davvero a Maria noi possiamo sperimentare la gioia di questo incontro bello, cordiale e festoso. La novena è un passaggio fondamentale di questa festa, proprio perché l'attesa è essa stessa un momento fondamentale della festa della Madonna dei Martiri. Certo, certo. Sono rimasto molto colpito dalla devozione di questo popolo, sia durante il periodo della novena sia oggi durante questo giorno di festa. Spesso la mattina mi fermavo in chiesa e mi colpiva particolarmente il via vai di gente.
è come se venissero a visitare un'amica, una di famiglia, e questo è stato molto molto bello. E durante la novena sì, abbiamo puntato anche sulla questione dell'attesa e di vivere questa attesa piena della parola di Dio, perché è grazie poi alla parola di Dio che la nostra fede può andare avanti e possiamo anche sperimentare quella che è la conversione a partire da questi momenti di devozione. Com'è stata trascorsa l'ultima notte, forse quella più importante, in cui i cuori sono stati più ricchi di gioia per l'attesa? Certo, nell'ultima notte c'è stato un grande via vai di gente, di tutte le parrocchie della città di Molfetta, di tantissimi fedeli. E per me è stata una grande emozione vedere questa gente che nel cuore della notte raggiunge la Basilica per pregare e per affidarsi a Maria. Questa mattina verso le 4 ero sul piazzale e stavo guardando un po' il mare. Era bello perché era silenzioso e c'era solo un po' di vento che accompagnava quel silenzio. E pian piano vedevo arrivare come piccole luci diverse persone, diversi fedeli, proprio per la messa delle 4, delle 5 e via vai. Ecco, è stato molto molto bello, sì. Don Tonino Bello, una figura importante per i fedeli di tutte, diciamo, senza distinzione di geografia, però in questo contesto particolare anche con un legame con Molfetta e la Madonna dei Martiri di Molfetta. Sì, la spiritualità di Don Tonino Bello è fortemente segnata dalla devozione mariana. Quando egli fu eletto vescovo per questa diocesi, si recò subito in questo santuario e volle conoscere la tradizione dei molfettesi. Si accorse che questo popolo di Molfetta era veramente devoto alla Mamma del Cielo e sperimentò questa devozione anche oltreoceano, quando andò a far visita più volte ai molfettesi sparsi nel mondo. Il legame tra il venerabile Don Tonino Bello e la Basilica Madonna dei Martiri è un legame molto forte. Non dobbiamo dimenticare che è proprio qui che Don Tonino realizza quelle bellissime meditazioni che poi verranno raccolte e pubblicate all'interno del suo libro Maria Donna dei Nostri Giorni. Pubblicazioni che mettono in luce la straordinaria presenza di Maria tra noi. Egli, dando dei titoli molto semplici, ha cercato di mostrare la Beata Vergine Maria come una donna feriale, una donna di tutti i giorni, come colei che pesta il grano nel mortaio, come colei che siede al fresco di un cortile, come colei che parla in dialetto con le sue amiche. Per cui abbiamo recuperato la bellezza, la semplicità, l'umanità anche della Beata Vergine Maria. Don Tonino Bello diceva: Maria non vive sulle nuvole, ma vive sulla terra, perché è a continuo contatto appunto con noi pellegrini su questa terra. E allora oggi vogliamo ricordare questo legame inscindibile, vogliamo imparare da Don Tonino Bello a riappropriarci della bellezza, della verità, dell'audacia della nostra Mamma del Cielo, Maria, la Regina dei Martiri. E a lei vogliamo affidare il nostro cammino perché possa volgere il suo sguardo d'amore e d'affetto su ciascuno di noi. E allora, questa volta promettimi che davvero mi fai una panoramica sul nazionale, anche perché sono curioso di sapere le ultime novità sul caso San Giuliano Boccia. Non me le puoi negare. Insomma, ci sono delle cose che stanno venendo fuori, ma non è ancora finita, insomma. Intanto volevo salutare questa vittoria assolutamente importante di Stenbike, Mazzone uomo d'acciaio, che ha 53 anni alle Paralimpiadi, tre medaglie nelle tre gare disputate alle Paralimpiadi di Parigi. L'atleta di Terlizzi si racconta a ruota libera, è giusto il caso di dirlo, visto che fa handbike, e ci fa piacere ricordare queste vittorie. Andiamo a vedere cosa succede. Abbiamo parlato dei conti pubblici, abbiamo parlato del fatto che invece dall'altro lato ci si prepara a governare, ma vediamo anche quello che potrebbe sembrare gossip, ma che oggettivamente rischiava di essere un terremoto che si poteva verificare appunto proprio con il caso, eccolo qui, un caso alle nomine lampo di San Giuliano. Il PD dice: Giuli riferisca subito in aula. Boccia non si ferma, la signora Boccia non si ferma e attacca sul curriculum della reggente Almaxi, che ora è in bilico. Praticamente è una specie di, come dire,
come il gioco del quello con le tesserine che cadono uno dietro l'altro, insomma, è un percorso particolare. La fuga con la moglie, la preghiera tra i frati, nelle ore della bufera, il ritiro nell'eremo francescano sembravano in armonia, però va detto che in ogni caso un discorso particolare, quello che continueremo a sentire ancora tante cose per quel che riguarda questa vicenda. Intanto volevo ricordarvi che su questa vicenda c'è un passaggio, anche appunto vi dicevo prima, le nomine al Maxi, i fondi ai film, dietro front sulle nomine di San Giuliano, in bilico la maestra, la dirigente, la direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi, che doveva suonare, doveva portare giù una enorme orchestra e dirigerla per quel che riguarda il G7 di Pompei. Poi va detto che c'è un racconto a firma, no, tre firme addirittura, Ciriaco, Foschini e Tonacci, Jenny, Arianna Meloni, I ricatti e il complotto. C'è un filo rosso che lega i due scandali dell'estate, perché uno ha finito per fagocitare l'altro a questo punto. I primi contatti di Boccia con Lollobrigida, i post sui social, gli eventi. A marzo Fratelli d'Italia rompe i rapporti, poi la sorella della Premier avverte San Giuliano, lasciala perdere. Ad agosto la compravendita delle foto, anche questo c'è stato, insomma, è un argomento che ci riserverà ancora sorprese. Devo dire che c'è anche una vignetta che vi riserverò per appena sarà il momento, quando sarà il momento. Ma credo che ci siamo, perché ci siamo, sono le 9:25. Allora fatemi fare solo un passaggio sulle nomine: veto del Partito Socialista Europeo, se Ursula va a destra noi voteremo contro. Insomma, questa si ritrova tra due fuochi, mentre Scholz lavora un piano per la pace, un tavolo con Zelensky e Putin, e poi ancora vediamo come c'è anche un bel reportage, ritorno ad Algeri, città proibita, anche questo è da leggere, viviamo, ed è un lavoro molto attento di Leonardo Martinelli. Siamo arrivati alla vignetta, che è quella del Corriere della Sera, ed è Giannelli, cioè disegnata in prima, proprio in primo piano, la signora Boccia con la sua dentatura molto, ovviamente, molto forzata nell'interpretazione di Giannelli, un po' cavallina, e c'è scritto sopra la rivista. È lei che dice: mi avete visto tutti arrivare, ecco perché sono una rivista, mi avete visto tutti arrivare. E con questa ultima zampata di Giannelli vi saluto e vi dico alla prossima. Ebbene, vi saluto anch'io, appuntamento a domani, stessa ora, stessa frequenza, stesso canale, dalle 8 alle 9:30, canale 16 del Digitale Terrestre, repliche in mattinata. Vi auguro una buona giornata e un buon inizio settimana.